Mondor, edizione 2013, è andato Roberto Corino, che è un campione fortissimo degli ultimi anni della storia della pallapugno. Il riconoscimento però quest'anno va al professor Roberto Corino, perché come docente della facoltà di scienze motorie dell'Università di Torino è riuscito a far introdurre nel suo corso di teoria dell'allenamento il corso di specializzazione per la preparazione della pallapugno. Quindi un merito scientifico, diciamo, che in un certo senso ha sdoganato questo sport, che è uno sport molto famoso ma che è radicato nella nostra tradizione, quindi non è molto conosciuto all'esterno. Quindi lo ringraziamo particolarmente per questo, e questo è il significato particolare che va oltre al merito sportivo che Roberto ha. Io ringrazio la commissione che mi ha premiato, mi ha dato questo premio, che sicuramente anche se da poco tempo fondamentalmente che è stato istituito, sarà uno dei premi più importanti della storia della pallapugno. A mio avviso, tra 15 anni essere iscritto nell'albo del pallone d'oro è un onore, quindi ringrazio ancora il signor Borghi e la commissione per avermi dato questo premio. Introdurre la Pallone Università è un traguardo importante, e l'obiettivo sarà quello di portare la materia come una materia curricolare, quindi una materia che gli studenti saranno comunque obbligati a seguire, anche se devo dire la verità, pur essendo una materia opzionale, abbiamo avuto tantissimi iscritti, abbiamo dovuto chiudere il numero in quanto era troppo elevato, quindi per gestire in maniera serena e corretta un